Più avezzano che notaresco, e questa è l'estrema sintesi del derby del De Marsi, che finisce in parità 1-1, primo tempo equilibrato, il secondo di decisa marca bianco-verde, ma la squadra del patron Gianni Paris continua a pagare i problemi in zona gol, gara sottotono per la capolista che ha di che consolarsi per i pareggi di Recanatese e Cattolica. I tifosi di casa spronano la squadra, meritateci è lo striscione degli ultras. Nell'Avezzano torna in panchina il tecnico Meco Monaco dopo due turni di squalifica, ma deve rinunciare agli appiedati Fanti, Masini, Magri e Agate. Subito in campo poi due freschi innesti, il portiere Patania, ex Vastese, e il centrocampista Coppola, debutto rinviato per l'attaccante romeno Ciolacu. 4-2-3-1 con Di Curzio centravanti. Nel notaresco, seguito da 150 tifosi, squalificati Sansovini e Mele, fuori gli acciaccati Marcelli e Fagioli, Vagnoni ritrova in difesa Pomante, unica novità rispetto all'11 vincente Diesi. Si parte a ritmi decisamente bassi, timide proteste dei padroni di casa per il contatto di Stefano Di Curzio al secondo minuto, ma la realtà è che i due portieri sono spettatori non paganti nella prima mezz'ora. Per la prima vera emozione bisogna attendere il 32esimo con la potente discesa di Stivaletta. Patania respinge il cross, Romano raccoglie, controlla e conclude, ma l'estremo marsicano si riposiziona e sventa. Invece alla prima opportunità a passare l'Avezzano al 36esimo sugli sviluppi di un calcio piazzato e al culmine di un vero e proprio tiro al bersaglio. Scotti si oppone alla grande a Brunetti, Siragusa e Manuel Cancelli, ma nulla può sul quarto tentativo ancora di Brunetti. Avezzano in vantaggio col primo gol del suo difensore centrale, ma la gioia dei tifosi di casa dura neanche 5 minuti perché al 41esimo Di Stefano fa partire un traversone forte e teso sul secondo palo, puntuale la vuole mancina di Niccolò Cancelli. Palorete che vale l'1-1, che è anche la seconda marcatura in campionato dopo l'Eurogol col Chieti. Ad inizio di ripresa subito pericoloso l'Avezzano in due circostanze. Nei primi due minuti, prima la volata di Manuel Cancelli, il cui sinistro toccato da Ghiani va fuori a fil di palo, e sugli sviluppi del successivo corner Brunetti va vicino alla personale doppietta. Ancora Avezzano al nono, palla in verticale di Coppola per Di Curzio che in corsa, prestato da Pomante, spara fuori. Stesso epilogo per il sinistro di Di Giacomo, imbeccato da Kras. Al 15esimo Rabbeni ruba palla a Di Stefano, avanza, converge, ma anche questa conclusione è imprecisa. Un minuto dopo Rabbeni scarica per Manuel Cancelli, destro potente ma alto. Buon Avezzano ma poco cattivo e convinto in zona gol. Vagnoni vede che qualcosa non va, inserisce Raffaello per Stivaletta. Il neo entrato ha subito un discreto pallone recapitato da Liguori, ma lo sciupa. La gara si reincanala sui binari del perfetto equilibrio al netto della girandola di cambi e non accade più nulla fino al 40esimo. Spunto di un ottimo Manuel Cancelli e autopalo di Salvatori. L'Avezzano ci crede di più e nel terzo dei 4 minuti di recupero all'ultima chance, ma Scotti abbassa la saracinesca e salva un punto che è prezioso per la prima della classe e che invece fa poca classifica per la squadra marsicana che resta a più uno sulla zona retrocessioni. Mister, un ottimo secondo tempo, però non è bastato. Non è bastato perché per vincere contro il Notaresco, che è una squadra molto forte, forse ci voleva qualcosa di più. Però in questo momento ci rimane difficile anche a livello mentale giocare un pochettino più sereni. Secondo me ci porterebbe a fare cose migliori. Però cosa posso dire? I ragazzi hanno dato tutto. Penso che il secondo tempo l'avversario non ci ha creato nessuna difficoltà, quindi è un buon segnale. Ovviamente dobbiamo comunque non pensare più a questa partita, già da domenica cercare di andare a vincere questo scontro diretto che per noi è importantissimo. Noi dobbiamo cercare di vincere qualche partita perché sono sicuro che come loro si tranquillizzano un attimo, i ragazzi hanno delle qualità. Ripeto, giocare quando sei là in fondo non è facile per nessuno, soprattutto Avezzano, che c'è una tifoseria molto esigente, e capisco che meritano molto di più. Lo vogliamo tutti questo, lo vogliamo. Però ecco, in questo momento questo ci viene e questo dobbiamo raccogliere. La società sta facendo degli sforzi grandi, il presidente ci mette tutto, soldi, cuore, tutto. Quindi noi dobbiamo cercare di ripagarli. Io sono convinto che appena recuperiamo tutti i giocatori che oggi mancavano, perché ne mancavano tanti, secondo me possiamo fare un buon finale di campionato. Sì, perché è diventata poi una partita che non si spegneva mai. L'Avezzano è una squadra di grande fisicità, è una partita di seconde palle, peccato per il campo, però dovevamo fare per forza questa partita e secondo me hanno avvantaggiato un po' loro, perché è una squadra fisica, attaccavano il rimbalzo, la seconda palla. È venuta fuori una prestazione nostra non brillantissima, invece l'Avezzano ha fatto una buonissima gara, ma credo che il pareggio, al di là del palo
alla fine loro, credo che sia un risultato giusto. Subentra nell'inconscio la gestione del vantaggio, può esserci questo discorso? No, siamo di qui con grande umiltà, ma siamo venuti per vincere, perché non siamo una squadra che può gestire niente, dobbiamo attaccare la partita qualsiasi essa sia, e non siamo una squadra così esperta che può gestire un vantaggio così importante. Siamo 17 under e 5 over. Torno a ripetere, non voglio offendere nessuno, ma siamo una squadra intrusa in queste 3-4 che erano partite per vincere il campionato. Poi abbiamo fatto un trend di partite, quando vinci 11-12 partite di fila è normale che ti metti davanti. Certo che adesso l'obiettivo è diventato quello, perché siamo lì, mancano 13 giornate e dobbiamo attaccarlo con tutte le nostre forze a tutti i costi. Però poi vengono fuori anche queste prestazioni che non sono brillanti, però già non perdere queste partite è importante.